Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Il Palermo è tornato in campo dopo la vittoria casalinga contro il Genoa per iniziare a preparare la sfida di domenica al Tartini contro il Parma di Roberto Donadoni. La squadra di Iachini ha svolto esercizi di carattere atletico e tecnico sul terreno di gioco del tenente onorato di Bocca di Falco, chiudendo la seduta con una partita a metà campo. Luca Rigoni, Andrea Rispoli e Franco Vasquez hanno svolto un allenamento differenziato programmato. Edgar Barreto, Emerson e Michel Morganella invece si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Intervistato a margine di un evento allo store ufficiale del Palermo, Ivailo Ciociev è tornato nuovamente sulla doppietta realizzata domenica contro il Genoa. Per lui è la prima in Serie A. Ascoltiamo le sue parole. A me mi piace tanto Palermo e io contento, sono qua. Io molto contento per questi gol. Importante per nostra squadra questi due partiti perché dobbiamo vincere. Una grande vittoria contro Genoa, non ancora io molto contento. Intervistato dal programma Fiebre Maldini, Paolo Dybala ha parlato così del suo futuro. Se il presidente Zamparini dice che io devo andare via, allora voglio sfruttare le mie ultime partite con il Palermo per fare il massimo qui, ha spiegato l'argentino. Per quanto riguarda il futuro vedremo che cosa succederà, di più non posso dire. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Palermo, Beppe Iachini, ha parlato del suo rapporto con il presidente Zamparini. Ci sentiamo ogni giorno, ha spiegato Iachini, è giusto renderlo partecipe di quello che succede quotidianamente e anche quando non ci troviamo d'accordo. Lui conclude sempre con una mezza frase, vai avanti, così. Intervistato da Canal Plus Spagna, il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, commenta così quello che sarà il futuro di Paolo Dybala. Penso che Dybala non sia il nuovo Aguero, ha spiegato Zamparini, bensì il nuovo Messi. Non è un centravanti puro, è come Messi che sta a giocare in tutte le zone del campo. Dybala ancora a Palermo? No, perché sia il giocatore che il suo procuratore ammiscono già ad un grande club e danno ragione. Lo seguono almeno 4 società, 2 italiane e 2 straniere, tra queste la Juventus e l'Arsenal. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.